Ciao ragazzi, da DJ Mister Quindi, anche oggi voglio farvi un'altra recensione di questo prodotto portatile della Inatec, arrivato in tempi brevissimi. Sono due giorni che lo utilizzo massicciamente e posso dire che adempie perfettamente alle sue funzioni. Ha un'ampia compatibilità con diversi prodotti, quindi tablet, PC, smartphone, PC portatili, laptop, insomma, veramente un'ampia compatibilità. Sul posteriore vediamo le specifiche tecniche in inglese, ma sinceramente si capisce che è dotata di 4 porte USB, è retrocompatibile con USB 2 e USB 1.1 e compatibile con il sistema operativo, i sistemi operativi XP, Vista 7, 8, 8.1 e con il Mac. Allora, io non possiedo Mac, ma ho testato l'espansione, diciamo, questa presa su Windows XP 7 e 8.1 e posso confermare la perfetta compatibilità. Adesso andiamo a aprire la confezione, vi faccio vedere poi che ha un trasferimento USB, se riesco a mettere a fuoco, è difficile, però insomma c'è scritto, vabbè, niente. Comunque, un USB a 5 GB di trasferimento. Questa è la presa. Sotto c'è una manualistica, ma più che manualistica è una garanzia per il cambio a fronte di eventuali problemi, scritta in inglese, tedesco e cinese, niente italiano neanche all'interno. La presa effettivamente si presenta carina esteticamente, molto piccola, quindi adempie perfettamente al suo utilizzo. È dotata di 3 porte USB sulla parte alta e la quarta è laterale. Io ora credo che questa laterale sia stata concepita proprio per l'utilizzo che ho, un test che ho fatto, un ulteriore test. Io ho un'altra presa di espansione USB 3, l'ho ponteggiata, passatemi questa definizione, con questa, e quindi posso confermare che è diventata compatibile anche l'espansione, e ho avuto l'opportunità di altre 4 porte USB. Questo lo dico a fronte, magari qualcuno ne vuole acquistare 2, può farlo tranquillamente e si troverà 7 porte USB 3, se non basterebbero le 4 attuali su questa presa. La presa poi è di semplice utilizzo, qui c'è la presa USB 3 che va inserita al PC fisso o al portatile, e poi questo prodotto comodissimo, almeno per me che io ho un tablet Samsung e un smartphone 6 pollici Huawei, che permette tramite la micro USB di inserirla all'interno del tablet o dello smartphone. Ovviamente i tablet e lo smartphone devono avere questa funzione OTG, e mi permette di leggere chiavette di memoria esterne. Io ho utilizzato una 32 giga, posso dire che funziona perfettamente. Suppongo che si possa andare oltre tranquillamente, devo fare un'ulteriore prova se riesce a leggere dei hard disk esterni di 1 tera o 500 megabyte. Credo che non ci siano problemi, perché mi sembra che sia autoalimentata dal telefono, però fino a 32 giga posso confermare che l'ho utilizzata e funziona perfettamente. Per quanto riguarda la portabilità, io ho un PC portatile, quindi la inserisco, è molto piccolina, comoda, la inserisco tranquillamente all'interno della borsa del PC e all'interno dello zaino dove ho il tablet e lo smartphone, senza nessun problema. Unico appunto, ma visto il costo ci può stare, è la plastica, che non mi sembra sia eccellente, buona ma non eccellente. Questo poi il tempo mi dirà, ci tornerò eventualmente su questa opinione, se resisterà poi all'utilizzo di tutti i giorni. Con questo DJ Mister Quindi vi ringrazia e vi saluta.